Assai istoccà di Pino Daniele. Vediamo quali sono gli accordi. Allora, cominciamo con la minore fatto in questa posizione. È un barré, un piccolo barré, in cui prendiamo soltanto quattro corde, dalla quarta alla prima al quinto tasto con l'indice. Molto semplice e anche poco faticoso. E alterniamo il La minore nona, sempre con il barré, con il mignolo al settimo tasto della prima corda. Bene? E arpeggiamo tutte le corde contemporaneamente con pollice, indice, medio e anulare. Per quanto riguarda la posizione iniziale della minore e la minore nona, il pollice pizzica la quinta corda, mentre indice, medio e anulare la terza, la seconda e la prima. Per fare questa armonia. Ok? Poi abbiamo un Si minore settima, così sempre prendendo anche con il mignolo al settimo tasto. Ok? Ripetiamo. Così. Ok, poi abbiamo un Si minore settima preso al settimo tasto, Mi settima preso sempre al settimo tasto, quindi Si minore settima, Mi settima e poi ricomincio di nuovo con la minore nona e alternato con la minore 2 con il mignolo. E due senza. Ok? I say istocca, membria che caggia fa. Ok? Di nuovo, mi gira capo, ma voglia parla. E di nuovo. I say istocca, la tristezza se ne va, o rinascenne, ma poi finirà. Poi va al ritornello e prende un Fa qui all'ottavo tasto. Questo è un Fa, questo barré. Mi muoverò toccando quello che non ho. E cosa ho fatto? Fa, sono scivolato al Mi e poi di nuovo l'accordo iniziale. Quindi ripetiamo. Mi muoverò toccando quello che non ho. Di nuovo sorriderò, piangendo forse un po'. Di nuovo, ma faccio da me e m'embriaco per non vedere, ma so che sbaglierò, ma senza guerra il resto non lo so. E poi ricomincia la melodia con l'assolo. Qui l'ultima parte, quando dice ma so che sbaglierò, abbiamo un Sol minore settima, ma so che sbaglierò. Qui sarebbe sempre lo stesso accordo, però prendiamo il basso, anziché del Sol al terzo tasto, lo prendiamo al secondo. Ma so che sbaglierò. Fa e poi un Mi preso questa volta semplice, altrimenti dobbiamo andare a finire di nuovo qua. Ma se da guerra il resto non lo so.